Una partita che la Fiorentina ha praticamente vinto due volte contro una Faenza che va a folate, ma ha delle individualità e un gruppo comunque anche molto, molto forte, da Perini, Silimbani, e quindi lo stesso Donadoni, giovanissimo, ha messo molto in difficoltà la Fiorentina, che però dopo la rimonta subita ha saputo reagire. Sì, sapevamo che ci voleva un'impresa per battere Faenza, che è una squadra che è stata, diciamo, all'altezza delle più forti nel girone delle squadre, di quattro squadre che pretendono di andare in A2. Abbiamo vinto la partita, siamo 1-0, playoff funziona così, siamo 1-0, abbiamo vinto per merito, perché diciamo che la partita l'abbiamo fatta noi, nel senso che siamo stati perfetti fino al più 20. Poi c'è stato magari un pochino di rilassamento, nel senso di cercare magari di fare qualche esperimento, qualche giocatore che aveva bisogno di trovare il suo ritmo partita e dovevamo provare a lasciarlo in campo, perché si spera che di allungare la serie, e di allungare i playoff. E lì loro hanno preso un po' di coraggio e sono rientrati. Sapevamo che è una squadra che può fare queste cose, perché io ho visto recuperare 18 punti a Bergamo, che è forse la squadra più forte di tutta la Serie B, e c'era questo rischio. Bravi ragazzi che in quel momento lì, sul recupero, con l'inerzia tutta dalla parte loro, sono stati eccezionali a mantenere la calma, a fare le giocate giuste e a portare a casa il playoff 1-0, e ora queste alle spalle, si va a mercoledì a Faenza. Ecco, a Faenza dopo l'1-0 ci sono già piccoli accorgimenti tattici o comunque nel roster che vuoi apportare per la prossima partita, ti sono saltati all'occhio dopo gara 1? Ma io direi che a parte qualche passaggio a vuoto, le cose preparate hanno funzionato. Spero che i ragazzi che sono effettivamente indietro di condizione, come Siraco, Blois e Longobardi, con due giorni più di allenamento, un pochino più di convenzione, riescano a dare un po' di più, e però già qualcosa ci hanno dato oggi, facendo un sacrificio, magari giocando non essendo al meglio, e di questo c'è da applaudirli. Certamente aspettiamo la loro crescita di condizione.